Among Us, ci siamo tutti, fammi contare 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, siamo già tutti. Cerchiamo di parlare una alla volta, aspettiamo che uno finisca e poi iniziamo, perché io vorrei fare il video su YouTube, perché è qualche settimana che non carico, quindi vorrei riprendere dopo qualche settimana. Settimana? Ok, adesso verremo invasi da tutti gli altri giocatori che sono stati presi dai miei sub, signori. Ci dia il codice. Chi è Godsimp? È Lama? Lama, sei tu? No. Lama, lasciami il rosa per Sabri. No, prova a farlo con... Eccola, signori, il formaggio è arrivato. Allora, vi ricordate tutti che ci dobbiamo mutare? La prima. Aspetta, Giulio, quindi non devo vedere la tua live, altrimenti se ti sei. Ovvio che no. Ah, non si può? La prima facciamo che è per i bambini. È il riscaldamento, non conta. 3, 2, 1, andiamo. Ah, no, non è vero, il countdown era sbagliato. 3, okay. 2, 1, mutiamoci. Silenzio. Tarda, ma era Nicole? Prima morte. Oh mio Dio, una strage. Anche Godsimp è morto. Perché Andre? E anche Andre. Che animale. Che allora, signori, amico Andre ha trovato un cadavere. Io ho trovato il cadavere di uno viola. So che Godsimp è Lama. Allora, hai trovato il cadavere. Dov'era il cadavere di Lama, Andre? Bella domanda. Mi sono mosso a sinistra, poi a destra, poi di nuovo a sinistra, poi a destra. Non ho capito niente. Anche secondo me è un po' vago. Per me potresti essere... Sei l'assassino, Andre? Sì, sicuramente. Cos'è? Indovina chi? No. Sono andato tutto a sinistra, sono sceso tutto in giù, ho fatto due minigiochi, poi sono tornato su, ho incontrato... Non mi ricordo chi. Poi sono andato a destra e vi sono un cadavere. Ok, quindi eri in telecamere, secondo me. Sì, anche secondo me sta dicendo la verità. Tu, Nicole, sei molto sospetta, se devo dire la verità, perché sei io. Sempre... No, sei sta... io... Allora, aspetta. Nicole, sei l'assassino? No. Sei sicura? Sì. Quanto sei sicura, Nicole, di non essere l'assassino? Da quanto? Cioè, da... Che minigiochi hai fatto, Nicole? ho fatto il mio, quello che faccio sempre. Qual è il tuo? Allora, io per questo turno faccio uno skip, però prestate attenzione a Nicole, perché secondo me Nicole è sospetta. Nicole è stato... Ma chi è che ha votato Andre? Nicole? No. Non è stato Andre, io conosco il mio amico. Sì, certo. Bene, io so che Nicole è l'assassino, però sono soltanto curioso di vedere come ammazza qualcun altro. Perché secondo me la prossima viene beccata. Corri, papà, scappa! Lei non usa strategie, lei se ti vede ti ammazza diretto. No, guarda, è stata attenta, non ci credo. Dai, eccolo. Bam, secco, papà. No, corre via, Nicole. No, beccato da Dave. Sì? Ho visto Nicole uccidere Papa. Lo sapevo. Lo sapevo. È morto Kisuke, aspetta. Ma io allora so che è l'altro. Nicole, devi votare qualcuno. Io, se fossi in te, voterei per te stessa. Giusto così, la butto lì. Ha votato Dami, a caso. No. Giulio, ti aspetta, devo chiederti una cosa. C'è un minigioco che non ho capito. Li fanno i bambini. Guardalo, botola. Adesso Andre è da solo, quindi se la deve giocare bene. Oh, Kichunko, dove vai Kichunko? Tanto è inutile fare le tasche adesso, cioè almeno io non ho voglia di farle. Dove vai Kichunko? Nello spazio siderale? Ah, segui. Oh, la monnezza. Allora ragazzi, se vi fidate di me vincete. È Dave. No, è Dave. Andre non è lui ad aver parlato, quindi è per forza lui. È Dave, ragazzi, è Dave. È Dave. Era Dave. No. Vabbè, è Sabrina o Andre. Palese che sei tu, Sabrina. Ma allora è Sabri, è per forza Andre, perché sì, è Andre, come ha detto prima è Sabri, ho capito da lì. Ti giuro Sabri che se sei te io mi alzo e mi inchino. Vuoi che ne descrivo due di quelle che ho fatto di missioni? Vai, dimmi.
Allora, ce n'era una dove dovevo collegare dei fili da destra a sinistra della cartella che dovevo stare lì a fare lo scanning che passava i file. Giulio, sono la tua amica, i miei giochi sono sempre gli stessi. Cioè, tu in tutto questo tempo hai fatto due quest. In questo round, adesso. Prima cosa hai fatto, allora? Quali altre hai fatto? È Andre, ma non me le ricordo. Oh, ti giuro, Sabri, che se sei te, io prendo, io mi alzo e mi inchino. Mi fa ridere, ragazzi, quando parla Samuel L. Jackson. Non sono io. Bravi! Oh, ok. Allora, io ho visto Andre uccidere mentre che Nicole mi staccava la testa. Animale. No. Oddio, Sabrina vuole uccidere, secondo me. Ancora fili. Chi è morto? Ah, è morto Nicole. Se mi senti, Nicole, un po' ti sta bene. Non devi parlare, sei morta. No, i morti no. Così impari a ammazzarmi la prossima volta per prima. Allora, non è stato vero perché gli ho detto ti sta bene. Oppure l'ha fatta. Ma cosa c'è? Che mentale? Ma che psicologia è? Non ho capito il gioco. Non è così sveglio, Peo. È arrivata. È arrivata la laureanda. Trasto God Simp, quindi Lama, perché era con me in security. Quindi. Oppure siete tutti e due gli impostori. Ok. Ma io voglio trastare tanto Dave, perché forse ha preso la botola, però non è... Allora, io e Kisuko ci siamo fissati intensamente per un po'. Sì, a riguardo, vorrei precisare. Sì. Realizzo di essere stato molto sospetto, ma il mouse non mi funzionava. è un task dove devi semplicemente abbassare una leva, non ci riuscivo, sono stato lì 3 ore, mi è passato pure qualcun altro. Allora, io ti dico, io ci ho messo mezz'ora a mandar via le foglioline. Alla fine ero in admin con Giulio. Non è vero. Come no? Speedrun su Pappa, a casa Pappa. No, io non ero lì. No, Pappa va nello spazio. Tu eri lì. Io voto Pappa. Io voto Pappa. Ciao Pappa. È un respiro profondo. Se tratteni il fiato, potresti sopravvivere. No, non è lui, Mike è lui. Sì, lo dicevo, Pappa, che falso. Ma che falso. No, vai via tu. Vai via, Davi. Perché c'ho l'ansia quando gioco a questo gioco? Penso che chiunque mi voglia uccidere. No, ho finito il mio lavoro. E quindi adesso sai che? Mi spreco il coso del... Ah, no, hanno trovato Andre morto. Dove? È Kisuko, raga. È Kichunken? Signori, io ho finito le mie task intanto. Sono così orgoglioso. Perché dici che è Kichunken? Era l'unico vicino ad Andre quando sono entrato in magazzino e sono tornato su e c'era Andre morto. Kichunko? Inizia a prendere un bel respiro profondo. Ma no, aspetta. Però io Kisuko l'ho visto fare una task. Cioè, se è Kisuko, ragazzi, si è comportato troppo bene. Impossibile. Ragazzi, posso dire una roba? Sabri è troppo zitta. Sabrina. Non ho capito il gioco. Ma come non ho capito il gioco? Ma allora, hai ammazzato qualcuno questo round? No. Ok, mi fido. È sincera. Mi fido. Però non può essere. Però Nicole, hai ammazzato qualcuno tu? Ma è morta lei. Secondo me è Dave. Nicole, perché parli infatti allora? Rimani morta. Secondo me è Dave. Va bene. Raga, sono io l'impostore, votate. Dave, prendi un respiro. No, però aspetta. Dave avrebbe potuto ammazzarmi 2 o 3 volte in cui ero da solo. Ma anche Kisuko poteva uccidermi e poi mi è sembrato che avesse fatto una task e si fosse aumentata la, cioè fosse aumentata la barra. Mi fido di te, Peo. Quindi hai votato Kisuko? Sì, no, da Dave. Ma io ho detto che lo stavo difendendo io. Io lo stavo difendendo, tu mi fidi di te. Va bene, dai. Dave, prendi un bel respiro profondo, Dave, ti ho votato anche. Ma io mi confondo tutti questi, non sono voci che conosco. Me ne ricorderò. Dave, prendi un bel respiro. Ciao Dave, comunque è stato bello. Io, a parte che adesso che ho finito le task, posso tranquillissimamente seguire Kisunko. Sta scappando da me. Pensa che sono io, secondo me è salvo lui. No, è via, sa. No, lui non può essere Kisunko, perché per essere Kisunko avrebbe dovuto fermarsi per sabotare. O è davvero bravo? No, Kisunko, mi hai tradito così! Ah, te che stai editando questo video! Bastardo! No, vabbè, che animale! Tradito così, che bestia! Guardalo, guarda come fa finta. Sono un animale. Ok, dove? Signori, allora signori, sentiamo se ci arriva Giulio. Io ho un sospetto di Davi. Stavo per reportare io, fra l'altro. Lo stavo per reportare io perché ho visto il pulsante e io t'ho visto arrivare dalla direzione in cui c'era il morto. Ma se tu eri davanti a me, mi hai superato. Io ero dietro di te, quindi l'hai ucciso tu. E l'impostore, senti come sta cercando di arrampicarsi sugli specchi. Ma chi dei due? L'astronave. Ma chi dei due? Davi. Ovvio.
Ok, ovvio. Però anche Kisuko e God Simp sono sospetti. Voi cosa stavate facendo, per curiosità, così? Io sto accendendo le luci di nuovo. Ok. In cafeteria a fare la roba dei cavi. Allora, God Simp, secondo me, ha parlato poco. Ha parlato molto poco. Non ho visto nessuno, ho visto Peo in Mad e poi basta. Hai parlato molto. God non parla da un po'. È morta all'inizio. Allora, Samuel Jackson, il tuo istinto, Sabrina, cosa ti dice? Ho visto... No, non può essere Davi, non può essere, perché era di fianco a me, è stato un po' di... Però poteva essere una strategia che stava aspettando. Stavamo facendo una cosa insieme, io e lui. Plot twist, no, e... Però, quanto tempo era passato dall'ultimo incontro? Che falso, che dall'ultima che fa le domande, sei uno perché zozzo. Perché dopo che uccidi qualcuno c'è un countdown di non mi ricordo... Un cooldown di non mi ricordo quanto, prima che poi uccida di nuovo. Quanti video hai visto, quante live ha visto? Ma questo, ma guarda, fai ammazzare pure il povero Davi. Che schifo. No, che no, schifo. No, 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 ragazzi, è stato prima con Kisuko. Però soltanto Kisuko si era fermata alle task prima. No, no, anch'io ho fatto la task, ma ha visto Kisuko. Non lo so. No, no, Kisuko è Kisuko. È Kisuko. No, ragazzi, io prendo un bel respiro, ma vi state sbagliando. Se votate me, perdete, ve lo dico. Cazzo. È Kisuko che deve confermare. Non lo so. Bene, tutti sanno. Ah, ah. Che dire. Okay. Chi è l'unico che ha votato Kisuko? Sabrina. Ma io non ho capito il gioco. Io c'avevo Kisuko, voglio vedere chi ammazza. Mi hai pugnalato le spalle? Io che ti do da lavorare, animale. Guarda che zozza ha ammazzato Giulio. Fammi sentire Giulio che dice. Porca mia. La prendo con filosofia. La prendo con filosofia, la mia morte, la accetto. Ma Sabrina non sa riportare un corpo. Guardala. Schiaccia il report. Per Dio, devo scriverle su WhatsApp. Ok, ce l'ha fatta. Ok. Secondo me è Sabrina. È entrata in caffetteria, ha chiuso le porte e Kisuko è... Ha chiuso le porte con cosa? Non so neanche che tasto è per chiudere. Sabrina. Più che altro siamo stati tutti e quattro nella stessa stanza. Sabrina è l'unica che non c'era. Esatto, è entrata in caffetteria. Io mi stavo pregando la mia alibi. È il mio alibi, raga. Davvero uno stupido. Ho visto entrare in caffetteria dalle porte. Chi è che era venuto a riparare, cioè a riparare, a rimettere a posto l'ossigeno? Io. Cambia il mouse ancora una volta, vabbè. Sono venuto io a riparare l'ossigeno, poi sono passato in admin e poi sono andato in camera dove c'era Sabrina, poi è scesa e l'ho vista dalle camere entrare in caffetteria e chiudere le porte. Ma non so come le chiudo le porte, non lo so. Povera bambina, povera. Fatto sta che le porte di caffetteria erano chiuse e le hai riportate te. Se tu ti sei appena inventato che ho chiuso le porte, io so chiudere la porta di casa mia al massimo. Io non so chi votare. Ma no, 69 secondi. Che falso! Che falso! Ah! È vero che prima l'unica che non c'era era Sabrina, quindi... Ma no, mamma mia! Pareggio, incredibile. Quindi cosa è successo in questa cosa? Continua a giocare, mutati. Ah, ok, scusate. Ah, un fantasma. Chi ammazzerà adesso? Non può ammazzare Sabrina perché è l'unica sospetta. Quindi se ammazza l'altro, l'indeciso, tipo Davi, in realtà sta abbastanza a cavallo. In realtà se nessuno arriva ha vinto. Ragazzi, ma lo sei... Kisuko! Sei un falso, maledetto! Io che ti do da mangiare! Io voglio degli applausi perché sono rimasto da solo con... Ragazzi, però... Lama, sei un imbecille. No, dai, no! Kisuko. Io però stavo sabotando di tutto e di più. Ah, era papà che sabotava, allora. Io ero convinto, madonna, Kisuko, che skills che mi sabota mentre io lo inseguo. Il peggiore Lama... Una volta l'ossigeno. Ma cosa, cioè, il peggiore Lama? Non può esserci arrivata Sabrina, che era il verde. Lama, ragiona un attimo, Sabrina ha fatto 3 partite in questo gioco, potrà mai sabotare così? Eccolo, it's my turn, boy, it's my turn to shine. Madonna, Nicole. Sa che hanno rosso. La vendetta. Allora, raga, ho trovato la Niku nella stanza dove è morta di nuovo per prima. No, non per prima, c'è anche Godzilla. Dove, nella stanza dove strisciavi la tesserina, okay. Io mi sentivo di non sospettare di Lama, God Simp, perché gli ho visto fare la task delle foglie. God Simp è morto, veramente. È appunto, quindi non so niente. Nicole, sei morta, scusate. Nicole, Sabrina, muori. Ho visto che tipo due si muovono in gruppo, Davi e un altro si muovono in gruppo. Poi è arrivato il cubano ogni tanto.
Davi, okay. Un altro, Davi, prendi un bel respiro. No, allora, Davi, sei stato con me quasi tutto il tempo, non mi ha mai ucciso. Io non mi fiderò mai più di Kizuko. È ancora Kizuko. Io non mi fiderò mai più di Kizuko. Kizuko si è fottuto la fiducia di tutti. No, allora, non ti ascolto, Kizuko. Però, dai, parla, Kizuko, dai, lasciatelo parlare. Silenzio. Sabrina, mi dispiace. Non sentiamo. Allora, Sabrina mi è venuta vicina, si è fermata vicino a me ed è rimasta lì per un po' come facevo io prima quando non sapevo come uccidere la gente. Ah, Sabrina! Semplicemente io non avevo capito il gioco. Sabrina, esatto. Hai ammazzato tua sorella Ollama in questa partita? Non lo farei mai, anche se fossi l'impostrice non ucciderei mia sorella. Okay, è lei, sta dicendo una balla, la ucciderebbe per Sabrina, prima, probabilmente. Prendi un bel respiro. Sabrina, è lei. Non lo farei mai. La ucciderebbe per prima. Non lo farei mai. Mai? Sabrina, che la gravità generata dalle tue protesi possa portarti fino alla Terra in tempo. Sto dicendo che non sono stata io. No, allora Andrea ha fatto per me Andrea. Conosciamo mascherina. No! Buon viaggio comunque. No, mi sono chiuso. Aiuto. Mi sono chiuso da solo? No. Ho trovato il corpo in medical, Mad Bay. Io ero con Andre Kiciunco proprio al sud, e quindi noi siamo puliti, hai capito, bro? L'ultimo lascito di Sabrina è stato per me, Andre. Ah, Andre, prendi un bel respiro. Andre, inizia a prendere il fiato. Conosce Andre come le sue tasche. Allora, facciamo così. E nelle sue tasche ci si perde. Dilla. Io sono rimasto chiuso con Andre nella stanza, non mi ricordo qual era, quella in basso a sinistra. Tutte e due le porte erano chiuse. Io se non le chiuse Andre, le chiuse Dave, perché c'era lui dall'altro lato. O Peo. No, aspetta, Dave, anch'io mi sono trovato una porta chiusa quando ero dentro il posto delle telecamere. La mia teoria è che l'hai chiusa per sbaglio. Comunque, uno di questi tre, non so quale però. Ma magari uno è Peo, ragazzi. Peo di solito muore per primo. Vero. È vero. Allora, aspetta, Mao, se per una volta non muoio subito, mandamela buona. Prendi un bel respiro. No, non sono d'accordo. E adesso lo prendi tu, un bel respiro. Peo, prendi un bel respiro. No, non sono d'accordo. No, per favore. Okay, che animali. Peo. Ha fatto la vocina. Prendi un bel respiro, Peo. Sì, ha fatto la vocina. Oh, shit! Avete visto, Dave pure ha votato Andre, che sono i tre che io avevo accusato. Secondo me è Dave. Ma io sono rimasto bloccato dall'altro lato, raga. Hai capito, esatto. Dave. Ma Andre era dentro con me, non mi ha fatto niente. Quindi allora, da un lato c'eri tu, dalla... vabbè, Dave, dai, sei tutti noi. C'era un discorso in atto, perché per me era Dave. Ok, perché? Perché è l'unico che è rimasto fuori, ci ha chiuso dentro a me Kizuko. Ma scusa, se avessi voluto uccidervi sarei entrato e avrei ucciso. Non ne potevi uccidere due, non l'avresti voluto. No. Vabbè, io il mio voto lo do a Dave, voi fate quello che volete. Dave, prendi un bel respiro. Prendi un bel respiro, Dave. No, Dave, di nuovo. No, Dave, no! Ma è schifo, Dave. Prego. E Kizuko abbiamo ballato. Abbiamo vinto, brava Sabri. Ve lo dico, scusa, per me è Andle. Io lo conosco come le mie tasche, Andle. Nicole, puoi tornare in vita. Vai ancora, dai cazzo. Mi muto. Dai cazzo. Madonna, vai Kizuko. Qui una doppia kill subito, Kizuko. No, Giulio no, è colui che sta in live, sarebbe una bastardata. No, vieni qua Kizuko. Oh, shit. Ah, pure Dave è morto. Pure Giulio. Allora, Giulio sì, raga, portato. Però gli impostori devono essere un po' bravi con Giulio, che è l'host della live, per Cristo nostro signore. Perché? Perché l'host... non lo sentiamo noi più parlare. È la host, è l'host della live, lui deve avere un po' un trattamento di cura, dai. No. Ma Giulio può parlare in live. Lui può parlare agli altri. Esatto, parla con la chat, come fa un buono streamer. Comunque io ho incrociato solo delle persone e basta. Falso, Andre. Quanto sei falso. Votami. Certo che ti voto, perché hai detto una... Sì, bene Sabrina, perché tu mi eri sempre dietro. E comunque... perché almeno volevo essere sicuro che non fossi tu l'impostrice. L'impostrice. Potrebbero essere le sorelle cerebrali. Non ti farei mai del male, lo sai. Falsa. Allora, io posso solo dire che sono stato la maggior parte del tempo con Kizuko. L'ho visto fare le tasche, ho visto la barretta verde salire quando stava lì. Cosa vuol dire la barretta verde? Quando tu fai un minigioco, vedi che la barretta è in alto a sinistra, non a destra, fa tipo un passetto in avanti.
E quando volevate dirmelo? Se un cadavere può parlare, io te l'ho detto almeno 50 volte oggi mentre te lo spiegavo. Fantasma. Ok, che dobbiamo fare, signori? Skippiamo o qualcuno? Chi stiamo? Andre. Chi stiamo votando? Vogliamo votare o skippiamo? Direttamente su di me, senza neanche aver visto niente, ne dare motivazione un po'. Sospetto. Io skipperei, io non so niente, non sospetto nessuno. Nicole non è morta per prima ed è strano, eh. Secondo me, io Nicole, ve l'ho detto, sono le sorelle Ceresetto per me. Perché hanno fatto possiamo rimediare, può prendere anche lei una boccata d'aria. No, il fatto che Sabri mi punti così mi fa strano, però vabbè. Cioè, Andre, lo fa, sei quindi... proprio... Mamma, fai schifo. Vabbè, io schifo, signori. Prossimo voto ti voto. Queste sono accuse, queste sono accuse profonde, però, Ho trovato Davi lì ai comandi. Io, Andre e Nicole siamo stati un gruppetto insieme tutto il tempo. Però potrebbe essere che Andre è comunque quello che fa il finto. Non sono stato io, ma è uno dei due che invece è stato lui. Nicole, perché io... ridi tanto? No, sei tu Nicole che... non ha fatto niente, te lo assicuro. Ero con i miei amici. Io da Shield ho visto arrivare Kituko. Io avevo visto Davi che andava a riparare le comunicazioni. Allora, Sam, Davi, lui. Io, Sam e Niki sono stati... Ne ho capito, però. Sì, però Andre era quella. L'hai fatta apposta, nel senso che tu prima lo eri. C'era poi qualcuno dietro di me, farlo, però no, vabbè, io ho incrociato il trio delle meraviglie per un paio di volte. Quindi... E Andre, io ti voto ancora, Andre. Votami ancora. Mannaggia, io però scusa Sabrina, se tu stai, cioè sei stata sempre con Andre e siete ancora vivi, ok, va bene. Chi state votando tutti quanti? Io chi su? Io perché è arrivato da Shield e Davi morto con Pappa, che hai votato? Allora, una domanda. Andre, io mi sono fidato di Sabri e Andre, raga. Io ho skippato, signori. Guarda, adesso vuoi ammazzare un Nicolo Sabrina vicino ad Andre, così pensano che sia stato lui. Ah, allora scartiamoci noi quattro. Allora è stato Andre, evidentemente Andre. Ma come evidentemente Andre? Se c'è di fianco a me. E ne Sabri. Allora rimangono Sabrina, sei morta. Sabrina, sei morta tu. Sabrina, sei morta tu. Il fantasma del Natale presente. Raga, credetemi. No, non puoi parlare, sei morta. No. Nicole, no, fermi solo un secondo, ma quando mi hanno ucciso? Adesso! Adesso! Ma allora, raga, siamo stati insieme. Io, Nicole, Sabri e Teo, e Sabri è morta. Allora. Io sono sicuro. Signori, calma. Io vi posso assicurare che è Peo, perché siamo stati in gruppetto in quattro, e mi sono tornato a fare una tasca, ed è morta Sabri. Ma è possibile che eravamo in quattro e io sono morta, cioè... Allora, signori, io sono venuto nel trio delle meraviglie, stavo lì, e a un certo punto Nicole, Sabrina e Andre stanno in un unico mucchietto. Non puoi parlare! Basta! Fate il Ghostbuster, per favore! E Sabrina è morta. Quando stavano nel mucchietto tra Nicole e Andre, vuol dire che Sabrina è morta lì intorno. Io poi sono venuto lì perché sono andato a riportare la morte. Maria, io stavo due o tre passi più giù. No, bello, tu sei rimasto lì con il petto. Io mi sono andato a fare una task. Quando tu stai facendo la task lì sopra, io mi sono messo a fare la task a destra, in basso a destra, quella col timone grosso, dove guida. Poi Sabrina e Nicole stanno vicino a te, Sabrina è morta, quindi o sei tu o è Nicole. Andre, te che task hai fatto? Gioco tutto quello che volete. Oh, raga, io ve lo dico dall'inizio che Andre... Scusate, io ho votato Andre. Andre, mille per mille. Ok, Nicky, se sbagli riprendi. Però. Violenza domestica? Violenza domestica. Bravi scemi. Yes. Dai cazzo. Oh fuck. Allora. Alle mille, lo sto per certo. Yes boy. Dai, ma raga, ma... Che poi bastava uccidere un altro. Andiamo a perdere. Ragazzi, ma Sabrina che continua. Porra. Sabrina e Nicole non hanno ancora capito il gioco. E gli date retta. Dico solo questo. Sabri! Povero Andre, però. È stato il capro espiatorio. Se stai parlando adesso sei mutata. Stai invertendo un attimo le posizioni. Sì, dai. Anche da morta. Scusate, una domanda. Vi ricordate nel video, nel famoso video, come era vestito Logan Paul? Sto cercando di fare il cosplay. No, mi dissocio. Sì, dai, l'ultima. Nicole, ti ho lasciato viva stavolta, eh? Non è vero, la stavi per uccidere, t'ho visto. Sono morta io? Sotto, in basso... Oh mio Dio, Sabrina. Non ho capito. Sabrina, hai ammazzato tu, quello rosa? Io ho ammazzato che cosa? Ma
È lei, raga, è lei. Una respira. Oh mio Dio. Voglio dire. No, vi giuro che non ho ammazzato nessuno, ve lo giuro. Lo giuri davvero? Sulla nostra amicizia? Giuro sulla nostra amicizia che non ho ammazzato nessuno. Oh, vabbè, io mi fido, io non ti voto. Aspetta, Andre, parla un po'. Andre, parla un po'. Cosa vuoi? Dimmi che cosa hai fatto in questa parte. Ragazzi, Sabrina, a me mi piace perché scannerizza le persone dalla personalità. Non conosco alcuni e quindi mi tocca sentire se i miei vengono. Sì, però quattro volte hai detto che sono i miei polli, i miei figli. Pappa, non mi fido di te. No. Pappa, bastardo. Pappa si è girato, ha fatto uno scatto felino, mi ha messo paura. Io mi sono fermato lì perché lui è entrato in una stanza buia da solo e l'ho trovato lì, allora mi sono fermato, sai, quei 2-3 metri prima di sicurezza. No. Poi vedo che si gira e parte a 1000, ragazzi. Allora al vicolo ho cambiato colore di personaggio. Io ho votato Peo. Io ho cambiato colore, ora è nero. Quando prima era viola. Ma non è vero. No, è vero, sì, prima. Ma non è... No, prima ero rosa, perché adesso prima sono nero? Era rosa, vedi, ora sei nero. E volevi essere l'impostore, cioè volevi non esserlo. Signori, non ho capito. Io voto Pappa. Non ho capito le scannerizzazioni di Sabri. Io voto Pappa perché secondo me quello scatto lì era un po' omicida. Io ho preso un vicolo, sono andato a destra pensando poteva andare tranquillamente a sinistra, invece mi è corso dietro. Peo, di la frase. Pappa, prendi un bel respiro profondo. Andre, parla un po'. Sabri, vota qualcuno. Non ho capito, Andre, dimmi un po'. Sabrina, devi votare. Che questo hai fatto? Dai, forza, raccontamele ora. Chi? Non ho fatto niente a sto giro. Ah, non hai fatto niente perché? Sabri, devi votare, vota per favore. Andre, stavi aspettando di entrare nella botola? Però ho un sospetto tra Giulio e Peo perché erano fermi tutti e due davanti alla porta di... No, no, ferma questo schifo di Andre, cosa ha fatto? Io continuavo a entrare e uscire e lui aspettava per vendere la botola, ti dico solo questo. Io ma ho fatto 1000 tasche, ho acceso la luce 3 volte. Allora, io posso confermare Peo? Sì, hai visto, ho fatto i fili davanti a te. Hai fatto i fili, ma poi è stato con me tutto il tempo. Appunto, sono Peo e Giulio, a posto. No. Prendete dei respiri, chi votiamo? Io ragazzi, Peo. No. Oh. Io ho votato Peo. E se Peo l'impostore, Giulio. Ah, io voto Andre allora. Peo e Giulio sono Mimì e Cocò. Quello è vero. Tu ancora non hai capito niente del gioco, secondo te? per me non avete capito niente voi del gioco. Io ho votato Peo e se Peo è un impostore Giulio è l'altro. Però. Manca Kisuko. Sto pensando. So solo che probabilmente non è lui perché siamo stati insieme dall'inizio della partita e non mi ha fatto mai niente. Anzi, ha fatto la roba al posto chi mio. Andre? No, io. Però aspetta, io e Peo stiamo insieme, siamo gli impostori. Dave e Kisuko stanno insieme e sono puliti. E Dave ha chiamato la kill. Allora, vabbè. Se Peo non è impostore, non lo sa neanche più. A posto. Però già Kisuko, abbiamo votato tutti. Già il mondo mi ha votato, a quanto pare. Ma chi è che mi ha votato? Prendi un bel respiro, Peo. Peo, comunque, prendi un bel respiro. Non sono io, signori. Occhio alla pelata. Qualcosa mi fa sospettare di Sabrina. Sì, eccolo lì. È andato sulla botola. Che schifo. Oh mio Dio, ragazzi, mi sono falsa. Sabrina, che falsa. Ha accusato Andre apposta. Che schifo. Oh mio Dio. Gigi. Che cacchio stai con Giulio, non te ne accorgi? No, io non ci sono stato, infatti, sempre. Infatti, quando lui ha detto sto sempre stato con Peo, io ho detto sempre, più o meno. Cioè, non l'hai detto, allora. Gli ultimi 2 minuti, cioè, sempre, è una parolona. Non è che perché uno ti dice, ah, ho visto fare i cavi, tu dici, oh, il messia, grazie. Per un attimo ci sono cascato. Quella che mi puzzava a me era Sabrina. Madonna, Sabri, siamo stati fortissimi. Io Giulio l'ho sospettato dopo aver capito che Peo non era un impostore. E c'è stato proprio lì che mi avete scagionato. Andre mi ha scagionato. Ma che vero, puntavo tutto su Peo e Giulio. Perché io non riesco a capire, signori, come sono finiti i sospetti su di me. Scusate, io che cosa ho fatto di male questa perché partita? Perché stavi con Giulio? Perché stavo con Giulio. Ciao Nicole. Ciao Nicole, non morire per strada. Ma... Giulio, hai un video pazzesco, eh? Un video pazzesco, faccio vincere Sabrina da Among Us. Pazzesco.